Benvenuto a Gianluca Sticotti, protagonista del... Buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca, protagonista del Bacio della Donna Ragno, che è l'ultimo spettacolo della settima edizione di A Summer Musical Festival, organizzato dalla BSMT, e va in scena al Teatro Comunale di Bologna dal 19 al 23 giugno. Tra l'altro è un ritorno questo musical, e ce ne vuoi parlare, ci vuoi parlare del tuo ruolo, che è molto particolare, Sì. sappiamo. Allora, io sono interpreterò Molina. Luis Alberto Molina, questo omosessuale di 37 anni, è incarcerato ingiustamente per corruzione di minore. Praticamente Molina diventa il capro espiatorio di una serie di persone importanti all'interno delle carceri, viene continuamente seviziato dai suoi compagni di carcere, insomma è una situazione molto molto particolare. Lui cosa fa? Per salvarsi da questa vita, da questo presente orrendo, lui si rifugia nei suoi film, perché è cresciuto in questo cinema dove la madre lavorava da piccolo. Lui si rifugia in questi film e in particolar modo si diciamo, immedesima nella figura di Aurora, che è questa attrice incredibilmente famosa negli anni 30-40, la cui immagine, diciamo, torna sempre nella mente di Molina nei momenti di difficoltà, di terrore. Lui appena c'è un problema dice: immaginiamo Aurora. E questa, diciamo, è la storia di Molina, un uomo sicuramente fragile, ma che alla fine del musical si dimostrerà totalmente coraggioso e tanto da, non voglio svelare, tanto da punire Senti, tutti, diciamo così. ricordiamo che il musical è tratto da un famosissimo libro di Manuel Puig, Immanuel Puig, sì. è uno scrittore argentino molto molto famoso. Fu tratto anche un bellissimo film con William Hurt e Raúl Julia. E tu hai sicuramente tanti punti di riferimento perché è un musical di Broadway molto famoso, ma ti sei in qualche modo rapportato all'interpretazione di William Allora, Hurt, che faceva diciamo che Molina, appunto. sì, io ho iniziato lo studio di questo personaggio 10 anni fa, come dicevi tu, perché per me è un ritorno. Io l'ultimo anno della mia accademia ho avuto la possibilità di fare al Teatro Comunale, dopo aver fatto Beggar Sole dell'estate precedente, il Bacio della Donna Ragno come, diciamo, spettacolo slash saggio della scuola, che poi non si può mai parlare di saggio in maniera tipo in musica perché sono spettacoli veri e propri, però all'epoca, diciamo, era fatta con tutti i ragazzi del terzo anno, del secondo e del primo del 2009. E diciamo che ero un primo attore alle prime esperienze e dovuto documentare tanto, anche perché comunque avevo 26 anni e mi mettevo addosso un personaggio totalmente diverso da me per esperienza, per presente, eccetera, eccetera. E quindi ho letto il libro, ho visto il film. Diciamo che il musical si ispira al libro, però cambia delle piccole cose. E però il personaggio di Molina nel libro è veramente descritto perfettamente, e quindi da là, ma devo dire anche la fortuna di questo musical, anche come testo, è che il libretto del musical è veramente scritto molto bene, Sì, anche ricordiamo, e tra tra l'altro l'altro. gli autori di Cabaret di Chicago, Candor and Debonair, Infatti, no, non proprio due non posso dire. novellini, Mamma infatti. mia, cioè, le musiche sono di una bellezza indescrivibile, veramente con delle sonorità latine che vengono fuori senza neanche pensarci in quasi tutti i pezzi, ma in modo differente. Quindi ci sono delle canzoni narrative descrittive che permettono a Valentin, che è l'altro, il protagonista, a Molina e ad Aurora, ovvero la donna ragno, di esprimere ciò che sta accadendo insieme a Marta, che è la fidanzata di Valentin, e la madre di Molina. E poi ci sono le canzoni esibizione di Aurora, che sono un'esplosione di ritmi latini molto ballati, quindi diciamo che per fortuna esistono questi numeri che stemperano un po' una storia molto, come dire, pesante e piena di passione. Ecco, ci sono tantissime citazioni cinematografiche, almeno io ricordo anche sia nel film che nel libro, ma penso anche nel musical, perché poi c'era proprio un appassionato di cinema degli anni 40, 50 di Hollywood. Voi anche a livello scenico, proprio estetico, come Allora, interpretate? diciamo che noi abbiamo, ci sono delle parti dello spettacolo che rivivono delle scene madre
dei Fiera con la Diamolina, non per, che non sono per forza film reali, ma sono personaggi magari veramente esistiti, capito? O attrici che hanno interpretato dei ruoli che Molina ha visto e vuole rivivere. Per esempio, il secondo atto si apre con questa Tatiana Alexandrovna, questa vedette cabaret, che canta il suo pezzo finale e Molina si medesima talmente tanto che alla fine immagina Aurora ed immagina Tatiana che diventerà, che morirà in scena in questo inizio secondo atto molto tragicomico, incredibilmente, come dire, soap opera latinoamericana, cioè è stupendo. Ed è molto, sì, diciamo che Molina ci crede talmente tanto che prende tutti i sentimenti dell'attrice a quel momento e se li butta su di sé e quindi è un personaggio che veramente mi fa vivere a 360 gradi qualsiasi aspetto della mia anima. Ecco, Dicevo che dopo a livello anche fosse psicologico immagino sia molto interessante. Ricordiamo il tuo grandissimo Kaniki per tanti anni in Grease, però grazie. ti ricordiamo per questo, però diciamo che Sì, questo è un diciamo personaggio, che è molto più emozionante forse. sì, ma infatti io amo fare questo spettacolo e non ti devo stare dicendo che dopo 3 ore di spettacolo abbiamo fatto diversi filati, sono un po' provato, ma Immagino. come tutti del resto, perché Valentin vive cioè ogni personaggio all'interno della storia, anche quello più piccolo, vive comunque un excursus, cioè un cambiamento notevole. E per ognuno degli attori è un piacere enorme portare in scena un testo del genere, perché finalmente è un musical dove il testo, come dire, è la parte importante dello spettacolo, non tanto l'esibizione ballata o cantata, capito? Come può essere Grease, che non disegnerò mai perché è stato il musical che più mi ha Certo. accompagnato nella mia carriera, per carità, anzi, di cui continuo a far parte in modo diverso come direttore musicale, ma va benissimo, non riuscirò a staccarmi Grease di dosso, ma non lo voglio neanche fare. Senti, vogliamo ricordare tra l'altro un cast, beh, a parte te ovviamente, ma un cast notevole perché abbiamo la direzione vocale di Shona Farrell della BSMT, le coreografie di Gillian Brus, la regia di Gianni Marras, la direzione d'orchestra di Stefano Squarzina e poi sei affiancato da Brian Boccuni che fa la parte di Valentin, giusto? Sì, E perfetto. Il mio abbiamo amante. il tuo amante, Raffaella Tagliata, che è il direttore del carcere, Francesca Taverni, anche lei grandissima, che è Sì, la e madre di Simona Di Mo Stefano e nel ruolo Simona Di di Aurora. Stefano, che fa Aurora la donna ragno. Siete un bel gruppo, quasi molti provenienti dalla BSMT, e poi ci saranno gli allievi dell'Academy, giusto? Dell'Accademia della BSMT. Certo, sì, con anche qualche esterno che è venuto, per esempio la protagonista di questa storia dell'ultima tournée, Caterina, che farà il ruolo di Marta, la fidanzata di Valentin. Cioè diciamo che siamo un po' di BSMTini, un po' di ex BSMTini, che si sono trovati a fare uno spettacolo meraviglioso. E Shona, diciamo che Shona e Gianni ci hanno chiamato, voluti fortemente, ed è stato, cioè quando mi è arrivata la chiamata, sembra di Dio, ma di Shona Farrell, che mi ha detto ti va di rifare il bacio, sono buttata a capofitto in Immagino, questo ma ci progetto. sarà la possibilità di vederlo al di fuori di Bologna? Io per esempio che spero tanto di riuscire a vederlo, ma lo porterete Guarda, in io lo giro. spero tantissimo come te, nel senso che diciamo che il teatro inviterà dei sovrintendenti di altri clinici, perché devo dire che gran merito a Federico Bellone, che è riuscito negli ultimi anni a portare il musical anche negli enti lirici. E sulla scia di questo grande lavoro che lui ha fatto, speriamo che il Bacio d'Onagno possa essere un altro di quegli spettacoli che sono un musical, un'opera musical, diciamo così, un musical opera, non lo so, perché è talmente tanto preponderante la parte musicale, noi avremo un'orchestra di 55 enenti, cioè sarà meraviglioso, quindi speriamo che questa cosa possa convincere qualche altro sovrintendente a portarlo in altri enti lirici. Lo speriamo Sarebbe davvero. stupendo. Intanto vuoi dare tu l'appuntamento al Teatro Comunale, le date, se te le ricordi, se no. Assolutamente, sì, ti aspetto, anzi vi aspettiamo numerosissimi, dal 19 al 23 giugno al Teatro Comunale di Bologna, ci saranno recite serali, più l'ultima lezione sarà una recita pomeridiana, quindi anche voleste andare al mare potete farlo comunque, prendervi una pausa la sera e venire a vederci, oppure fare il contrario, andare a fare una cena romantica dopo il nostro spettacolo, che vi Perfetto. ispirerà tanto romanticismo.
Io ti ringrazio tantissimo, spero veramente di riuscire a vederlo, ci tengo davvero tanto e a Anch'io lo presto, spero. e a presto, Grazie ti mille, a ringrazio. presto, un Ciao, abbraccio, buona grazie, ciao. giornata.